La Cina è una grande opportunità per la internazionalizzazione dei nostri prodotti, ma è ancora un'opportunità remota. Primo perché bisogna conoscere quel mercato e non lo può conoscere una sola regione, occorre che il sistema Italia abbia tutti gli elementi di conoscenza di ciò che anche oggi viene qui ricordato, che la Cina non è una. Sono diverse Cine, diverse province, diversi gradi di sviluppo, quindi conoscere il mercato. Secondo, bisogna arrivare in quel mercato. Uno dei primi problemi è la logistica, il trasporto. E su questo dobbiamo fare un lavoro in Italia, in Sicilia, di innovazione che consenta di trasferire merci, ad esempio nel settore del fresco, che siano in grado di arrivare non deperite. E quindi bisogna rafforzare il sistema del freddo, tutta la filiera della innovazione e quindi della conservazione e abbattere i tempi dei trasporti. Tutto ciò fa anche il paio con il problema dei costi, perché è evidente che è vero che il prodotto Italia è un prodotto percepito come di qualità ottima e di alta sicurezza alimentare, ma certamente deve essere un prodotto accessibile, quindi il tema dei costi deve essere in qualche modo abbattuto attraverso quelle economie di scala che possano consentire di portare grandi quantità in quei paesi e avere quindi l'abbattimento sul costo pro capite del singolo prodotto.